che siamo all'intervallo in entrambe. Sì. Fra 3 minuti inizia l'altra. Non ce l'ho io. Dell'iPhone. Ma ho detto, Matti, che sta facendo?
Ho mandato loro un messaggio, stai attento. Ma no, no. Ora, ora ho vomitato. Capito, ma guardate il messaggio mio, non sono guardato. Ma sei dietro? Meno male che su Twitch si possono dire le brutte parole. Cosa? Meno male che su Twitch si possono dire le brutte parole. Papà! Amore mio. Che vedi fare il buco? Ma che cosa c'è nel stesso buco? Non lascio il cervello, vai. Non andare. Che fai? Che devi fare? Parla bene. Non lo so ancora se i minorenni possono apparire in live su Twitch. Intanto evitiamo. Oh, se non mi sto cercando. Tutte le notti io l'ho addormendo. Tutte le notti tu. Che io l'ho addormendo. No, ieri sera l'ho addormendo tu. Tutte le notti. Quasi. Vabbè, non ho capito, andiamo. No, non ci siamo. No? Che vuoi dire? Che cosa vorresti fare? Se lo dobbiamo domandare. Andiamo tutti, vero?
Thank you.
Tito. Allora, io dove l'avevo fatto? Pasito, pasito. Suave, suavecito. Si fa a vedere la password. Si fa a vedere i dati di Netflix. Vediamo se li trovo. Stai zitto, Tyrion. Ci sono chiuse le quote.
Ci sono chiuse le quote, il New England ha fatto il 2-0. La partita che mi preoccupava di più, ragazzi. La partita che mi preoccupava di più. Ha fatto il 2-0. Nelle altre due abbiamo in una 1x e nell'altra 1x e 1,5. Quindi non vorrei dire, ma deve succedere un cataclisma per poter perdere questa schedina. England ha fatto 2-0. Tito, vai a cuccia papà, dai. Un piccino in continuazione perché vuole venire di là con te.
tasca del cappotto. Si è addormentato già Mattia. No, gli ho buttato io l'ammoniaca. Cioè siamo... Si è addormentato Matti. E allora perché non stai qua? Se si è addormentato perché non ti stai qua? Dai, fammi compagnia. Ste moglio. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione. Allo stato attuale, ancor più di prima, serve un meteorite sulla Terra per farci perdere la schedina. Perché due ce le abbiamo prese. I New England Revolution vincono per 2-0. Newell's Old Boys e Independiente di Medellin abbiamo in entrambe 1x e stanno 1-0 e 1-0. Con la differenza che nel Newell's Old Boys abbiamo 1x e 1-4. Quindi per adesso ci sta benissimo così. Tito, vai a letto, papà, dai. Vai a cuccia. Non vedo l'ora che la partita del Newell's Old Boys finisce. È quella che mi preoccupa di più. Sì che in questi campionati si segna poco, però è l'unica dove c'è ancora margine per poter ribaltare il risultato, perché la partita dell'MLS non mi preoccupa, perché già sta sul 2-0 e poi, per come conosco sta squadra, dentro casa va alla grande.
Ragazzi, il New England. I New England Revolution vanno sul 3-0, ragazzi, come vi avevo detto. Era la partita sulla quale ero più sicuro di tutte. E infatti non ci ha tradito. Manca ancora un po', però sono sul 3-0, quindi al 66esimo, 3-0. Dovremmo dormire sonni tranquilli. Quando seguo le partite, io fumo la media di un pacchetto di Hits, anzi, no, scusate, di Terea a schedina. Questo l'ho aperto stasera, invece praticamente sono finita.
Dai, sembra che non sta passando più il tempo. Già, se arriviamo alla fine dei New Hells of Boys, mancano 12 minuti più o meno. In New England Revolution non mi preoccupano più sul 3-0. L'Independiente ancora c'è una partita davanti, abbiamo uno X, mi può un po' preoccupare. Già finisce i New Hells Old Boys, sono molto tranquillo. Speriamo che questa riusciamo a portarla a casa. Tantunesimo. Cioè, un altro golletto sia dell'Independiente di Medellin che dei New Hells per stare proprio tranquilli al 100%. Ho appena visto un post sulla vittoria di ieri della Lazio contro il Napoli. Ancora non mi capacito, però le schedine sono così. Ieri abbiamo perso una schedina che sembrava
vinta, praticamente, e l'abbiamo persa solo perché il Napoli non è riuscito a fare un gol dentro casa alla Lazio. Avevamo uno X over 1,5 ed è finita 0-1 per la Lazio. Questa notte, le prime due partite che abbiamo preso, il River Plate e il Leon, il Club Leon, praticamente l'over 1,5, entrambe giocate 1x over 1,5 e x2 over 1,5, entrambe le abbiamo prese a 3 minuti dalla fine, una all'87esimo, l'altra all'80esimo, una cosa del genere. Quindi il calcio è così, è strano. Una schedina che sembra vinta, alla fine si inceppa all'ultima partita e la vai a perdere. Una schedina che invece ti sembra già persa dal primo minuto, cioè dalla prima partita, poi invece magicamente si trasforma in una schedina potenzialmente vinta, perché allo stato attuale deve succedere qualcosa di cataclismico per perdere questa schedina.
fine primo tempo per l'Independiente. Qualche minuto nel Newell's. Ci siamo quasi. E quanto dura sto recupero? Quanto dura sto recupero?
Ragazzi, un'altra è andata. Manca davvero pochissimo ormai. E il New Year's finisce, ragazzi. A breve finiscono anche New England Revolution. E siamo in super finalissima. Questa partita dove si è messo non ci interessa proprio. Ci troviamo agli ultimi minuti di New England.
e anche il New England finiscono. Quindi Lazio tutto sull'indipendente. Non è da me quello che ho visto per dire, però io non lo faccio perché non ho mai coperto una schedina tranne che per vincite pazzesche, quindi premetto che io non lo faccio. Però se voi volete potreste anche coprirvi la schedina in base a quello che avete giocato, in base all'importo che avete giocato, potreste coprire la schedina giocando l'X2, pareggio o Aguilas, che è dato a 3,50. In base a quello che andate a vincere con la schedina in corso, potete puntare qualcosa sull'X2 in modo da essere sicuri di vincere o in uno o nell'altro modo. Io non lo faccio mai perché vado fino alla fine, però se voi volete potete mettere qualcosa sull'X2 e siete sicuri che già qualcosa a casa ve la siete portata. Io non lo faccio perché non mi sono mai coperto una schedina e non ho intenzione di coprirla. Devo aspettare che ricominci il secondo tempo. Io nel frattempo già sto dando un'occhiata a cosa poter giocare domani.
ripartire dall'indipendente. Il sonno inizia a prendermi. Ragazzi, ci siamo quasi.
Sono di così antipatico. Queste cazzo di quote non mi fanno venire l'ansia. Qua ci abbiamo un X secco, senza nulla, se un X sta partita deve finire. Io potrei diventare aggressivo e buttare il PC dalla finestra.
C'è un rosso che si sta prendendo.
20 minuti per portarci a casa sti bei soldini. Che è successo? Io non ho chiuso le quote. Dai, dai, abbiamo fatto il 2-0. Dai, cazzo, e noi abbiamo uno X. 2-0 al 73esimo.
Sto guardando gli highlights della partita dell'Atletico Madrid. 6-1. Penso che dopo questa partita l'Atletico Madrid lo possiamo giocare under 1,5 fino a fine stagione.
6 minuti. Tre a zero, palla al centro.
Sai che manca poco. Dai arbitro, direi che puoi pure fischiare così ci andiamo a ninna. Finita ragazzi, finita. È stata lunga, faticosa, soprattutto le prime due partite, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo portato in cassa sta bella schedina. Non posso gridare perché mio figlio dorme, mia moglie non credo. Qui chiudo, anche se non ci sarà nessuno sveglio sul canale Telegram. Devo festeggiare pure lì. E vado a letto ragazzi, che tra poco praticamente mi devo rialzare per postare le schedine della domenica. Sono stracontento di aver vinto questa bella schedina insieme a voi. Ci sentiamo tra un paio di ore. Buonanotte ragazzi.